Buongiorno direttamente da House of Biker. Oggi in questa mitica e meravigliosa giornata di dicembre vi presentiamo una delle ultime arrivate, nonché un bombardone made in Germany. Sì ragazzi, allora abbiamo davanti un esemplare meraviglioso, lo vedete già inquadrato, di K1200R. Allora ragazzi, una maxi naked di 1200cc con 163 cavalli. Il modello che vi presentiamo è anno 2006, unico proprietario con 61.000 km. La moto è perfettamente funzionante e perfettamente originale, veramente spettacolarmente da vetrina. Allora ragazzi, BMW ormai ci ha abituato da tempo a sfornare comunque modelli molto particolari e fuori dalla normalità, sia a livello di design che a livello di aspetto tecnico appunto. E anche in questo caso, quando BMW produsse questa turbo minchia power naked di quelle maxi, ha tenuto conto di, diciamo, di rompere gli schemi in maniera abbastanza ponderata. Lo vediamo già dalla parte anteriore con questo faro ottico parallelo, che sembrano due occhi che si strizzano, che ritroviamo più o meno la stessa modalità anche nelle più famose GS, e un telaio che, come vedete, molto molto basso, che equipaggia un 4 cilindri di 1200cc inclinato in avanti di ben 55 gradi. Pazzesco, veramente misure incredibili. Trasmissione a cardano, cosa tipica di BMW come tutti ben sapete. Moto gommata all'80%, moto versione base. Quindi questa versione non è equipaggiata con i sistemi di controllo classici, quindi per tutte le persone amanti ancora delle moto un pochettino vecchio stile, però con della sostanza, veramente qua abbiamo la moto per voi. La moto è particolarmente agile anche nel traffico, nonostante i suoi oltre 200 kg di peso, ma la sua struttura anche della parte delle sospensioni anteriori ti permettono comunque una guida veramente molto facile. E dal momento in cui ti si chiude la vena e volete iniziare a dare del gas, questo inizia a farvi sognare per davvero, perché i 163 cavalli vi schiacciano veramente attaccato al seggiolino, bisogna tenersi ben aggrappati. La moto comunque è molto confortevole, perché ha abbastanza tipica poi di tutte le BMW, quindi una sella che è molto accogliente, molto comoda, c'è una presa in terra con i piedi spettacolare, e anche per il passeggero, avendo anche queste belle maniglione, si può tenere ben aggrappato. La posizione di guida quindi non è molto caricata, è molto comodo, perché questo manubrio ben studiato con tutti i comandi a posto ti permette di avere un controllo meraviglioso e una sensazione di guida veramente molto differente rispetto a molte naked che conosciamo. Moto veramente strepitosa, e attenzione, perché moto non di certo per tutti, perché un po' di esperienza ci vuole, perché i 160 cavalli sicuramente si fanno sentire. Vi voglio fare vedere i particolari di queste moto qui, come è ben curata e spettacolare. Guardate che cerchi, tutta la parte delle sospensioni, un motore spettacolare anche a livello visivo, turbo marmitta power, comunque completamente originale, anche il cerchio monobraccio. Meravigliosa, meravigliosa. La moto è in colorazione grigio antracite scuro e grigio chiaro, e una plancia comandi spettacolare, molto chiara, con tutte le informazioni sotto mano. Vi faccio vedere che basta schiacciando il pulsante vi dà tutte le informazioni, quindi diciamo indicazione del carburante, orario, chilometri, la velocità media, i chilometri al litro in base all'utilizzo, e poi abbiamo un discorso di range di giri applicato, le temperature e quant'altro. La moto viene equipaggiata e consegnata con trio borse posteriori e borsa serbatoio, più borsa più piccola per ospitare il telepass, e anche il kit mantenitore di batteria per BMW. La moto ha le manopole riscaldate, quindi
strepitoso e la moto è veramente pronta all'uso, perché vi viene consegnata completamente tagliandata sotto ogni aspetto, revisionata e garanzia 12 mesi. Quindi ragazzi, questo è un oggetto veramente meraviglioso e ora vi facciamo sentire come cantano questi 163 cavalli. E vai! Vai con 4 cilindri! Made in German! Molto bene, basta esaltarci. Ragazzi, vi aspettiamo qui all'Auto Biker per questa meraviglia BMW K1200R anno 2006, versione base, pronta all'uso per voi, da sbaragliare la concorrenza con 163 cavalli, made in Germany. Ciao a tutti!